invece Paresce manca purtroppo Pirotto, che ieri ha avuto un brutto incidente, ma concluso si vede dal punto di vista. Di grande bravura, però l'avventura è rimbalzata più volte contro il muro perché è rimasto incantato l'acceleratore nel momento del primo salto, quello sull'asfalto, l'avventura è volata via, fortunatamente non è andato a battere con l'abitacolo e soprattutto con la testa contro il muretto, perché sarebbe stato decisamente molto edificante. Andiamo adesso quindi inizio della Q2. I piloti partono in senso inverso a quello che è stato il risultato delle manche ieri con Nicola Giacomotti. Toccati. Ha preso il largo, con un 45.068 adesso, ecco, no, ho fatto. Bacciaga ieri sfortunatissimo, adesso in seconda posizione, è arrivato alla prima staccata, non è riuscito perché non ha voluto entrare sull'asfalto, ha pensato di andare al Joker Club, era troppo interno, è andato a sbattere nel muro, ma ha fatto questi 60-70 metri. Nicola Giacomotti chiude con la staccata, che cosa ci dice? Eccoli qua, me li vedo. Bellissimo sul display aver visto la partenza ripresa da sopra mentre passavano davanti alla nostra postazione. Non male, non male. Io viaggio sulla classifica, non ci sono le griglie, quindi si parte dal fondo fiscale. Villa Giorgio Pedicini. Traguardo nuovamente con 635 pedicini e tra l'altro
35. Oh, che stanno? L'Andrea sta ottenendo una gran bella performance dietro di lui, Villa, che sta staccando, che sta cercando di ricongiungere. Intanto andiamo all'inizio dell'ultima tornata. Soprattutto lì davanti, ultima tornata, quindi se ci deve riuscire a tenere il passo. Beh, bello tutto dal vivo e sul display del drone. Quella zona lì io me la perdo sempre perché è un terrapieno che me la copre. Eccoli qua, traguardo, l'arrivo ce la fa Andrea, pericini davanti a Villa. Gli andati, eccoli qui, da Gallo, Gallo, Marcello Gallo. Gallo. Sono già andati al Joker Landing, gli ultimi due in questo momento in pista sono già passati al Joker Landing, adesso a caccia. Andiamo a girarci le canacce, si va a girare. Vicari invece tiene il passo, andiamo a vederli. Ripassa Marcello Gallo, decisamente in palla. Gallo, no, siamo sbagliati, da lontano sembrava 6-21. Abbiamo fortuna nei canali, l'abbiamo visto girati, invece era uno un terminale del numero 7, che è Tavassa, che è prima che ha fatto il danno. Colone alla 4, ora Vicario a caccia, le canà, mentre davanti Gallo viene a vada un Santarsieri che ieri ha fatto vedere gran belle cose. Vediamo il tempo di Gallo, 45-4. Andiamo a vedere, lì non si può attaccare alla 2, così com'è, però 8. Si prova in tutti i modi Vicario a recuperare la posizione, intanto siamo all'inizio dell'ultima tornata. Yes, è down, a questo punto i primi tre dovranno andare al Joker Land. Vicario intanto tenta già l'attacco di terra, Marcello Gallo 44-8, ma va in terza e va ancora in caccia di Santarsieri, purtroppo forse passare prima davanti alle canale, la seconda posizione poteva anche portarla a casa Mauro. Stavo vedendo una cosa che volava grossa nel cielo, non era il drone, era un grosso volatile, mentre intanto il Marcello Gallo la porta a casa alla grande. Vediamo il tempo globale Marchi Gallo 3-0. Eccoli là, partita ripresa da dietro con Brizio davanti. Quindi tutti sono già al Joker, rientrano anche abbastanza vicini. Bella la gara, attenzione agli ultimi due. Gli ultimi due non sono così staccati e quindi daranno battaglia rientrando.
Intanto vediamoli dal drone all'interno della curva 4. Fortissimo. Voilà, eccoli là, la percorrenza della curva 6, raccordata, tratto di asfalto, ritornano sul rettilineo, Brizio Landrini, Figueroa. La vecchia Volpe vuole tirare fuori il meglio di sé, vuole arrivare alla grande, andiamo a vederli alla 4, visti dal drone, molto bene, appoggio, salto, è meno interessante la vista dal drone sul salto perché non lo si percepisce dall'alto, mentre invece per il resto a livello di traiettoria decisamente incoerente. Brizio, yes, 45-5. Figueroa davanti di mezzo metro, non ha dovuto cedere la posizione perché sapete che in uscita parallela chi è sta uscendo dal Procaperto deve alzare il piede e Figueroa in ogni caso riesce a difendersi dal rientro in qualche modo di Pitti. Siamo all'inizio dell'ultimo giro, quindi va al gioco per Brizio e anche per Landrini. Brizio Landrini. Rimane secondo, ma Pini passa Figueroa passa all'interno della S, wow, quanta roba, neanche il tempo di guardare le visioni del drone perché qua c'è un casino mica da ridere per Primavera e tosta. Landrini, la confina rossa proprio nell'ultimo mezzo giro, mentre Brizio guarda tutti, se ne va, saluta. Sparo un 3:11 e mezzo, vediamo quanto è il suo tempo. Morbolini con Morbolini con bianco, azzurro, rosa, fosforescente, verde. Voilà. Firenze va a prendere la traiettoria che era sua praticamente. Morbolini sta in forza della scala leggermente. Il giovane rapporto di casa Morbolini. From Livigno, dove c'è Ice School, lì ci vanno tutto il top per le gare e il movimento sul ghiaccio. Andiamo a seguirci con il drone, comunque per me sta diventando decisamente complicato perché oltre a guardare in pista, guardare sul computer, devo anche guardare il drone, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Parcheggiato, ha detto il drone di sopra, fermo, sta lì. Pausa batteria, ok. Allora, Firenze Formolini. Ne è partito un altro, nemmeno. Firenze Formolini, poi gira mani possessi e Bertoletti. Yes, you can. Questo è il Q2. La quarta mancia il Q2, ancora sempre il diavolo. Passaggio precedente, tutti abbastanza lucidi, andiamo a vista
cominciare l'ultima tornata, quindi Firenze and Formoli a Giorgio Lab. E poi a vedere dietro chi recupera. Firenze! Wow! Quello è uno dei punti più difficili della pista con una S stretta, dove abbiamo visto anche da ogni sorta di incontro scontro. Con Firenze 44-8-39 stacchi, adesso bisogna portare a casa un buon tempo, si è fatto un ottimo giro, potremmo essere sul 3-10, andiamo a vedere cosa chiude, stretto, vediamo il suo fianco Milani, con il blocchetto in giallo, Milani, il colore fosforescente, vai con Giacomossi, che va all'interno con una staccata. Vanno al Giugger Lab, forse è stata una buona scelta, anche perché tra virgolette sono stati costretti da una partenza meno arrembante, ma adesso possono schiacciare sull'acceleratore tutto quel che dà, perché davanti gli altri scapperanno il più possibile, a cominciare da Michael Giacomossi, Cospetti e Milani, ma il Gabriel Di Pietro con Nicolò Grieco alle sue spalle faranno di tutto per mantenere un distacco almeno dal terzo in non più di 3 secondi, perché a quel punto significa rubare la posizione quando gli altri andranno in gioco a terra. Sono a 3 secondi e 3 dalla vetta, quindi il terzo e il secondo posto sono già nel mirino per quel che riguarda Gabriel Di Pietro. Un pelino più staccato Grieco, ma ha tutto il tempo per rientrare. A due dal termine, nessuno dei primi tre penso che cercherà adesso il Joker Lab, lo faranno tutti e tre all'ultimo giro, e lì Gabriel Di Pietro deve cercare di essere appiccicato il più possibile. Vediamo il distacco dal primo, 2:08 dal primo Di Pietro, distacco di Di Pietro pazzesco sul salto, non gli è riuscito perché la staccata della 2 dalla posizione centrale è decisamente pesante, sta cercando addirittura di togliersi Milani prima, perché sa che i primi due in questo giro attaccheranno brutalmente. Dietro le spalle di Milani, lì vicino, ma adesso i primi tre attaccano, quindi dietro sta, e se fa un attacco da adesso fin sul traguardo e sarà lì la appiccicata, i primi tre devono andare per forza, eccoli qua, Michael Giacomossi, Cospetti, Gabriel va in seconda posizione con molta più velocità, addirittura arriva vicino Michael Giacomossi. Grande prova, gran bella prova di tutti e cinque, sapevamo erano il tocco davanti. E qua attenzione al tempo, secondo me si va sotto il 3:09, si va sotto il 3:09 perché ha passato il quarto giro in 2:21, cosa ancora mai fatta da nessuno, e poi Michael deve tirare il brutto perché dietro c'è Di Pietro, Michael Giacomossi. Vediamo cosa succede. Eccoli qua con 6:87 che è Tavassa che va già. Con Lecana davanti a Jopp, Lecana, Jopp e Tavassa che ha già esaurito su Jopper. Curva 3. Grande alla 4, curva pulita, interessante nel rally cross, mantenere uniforme la parte interna
e soprattutto abbastanza pulita al termine delle varie gare la parte in asfalto, in modo che l'entrata sull'asfalto dopo la terra non sia traumatica come adesso. Intanto ne approfitta anche vediamo come escono, appaiati, tac, Job deve stare dentro e Tavazza si recupera la seconda posizione mentre Lecana rimane davanti. I tre piloti avevano girato nella Q2 in 3.20, Lecana 3.23, Job 3.26, Tavazza, quindi andiamo a vedere chi dei tre riuscirà a combinare qualcosa di meglio. Calcoliamo che non è così semplice perché sono i primi a partire dopo che la pista è stata umidificata, questo è da tenere sempre in considerazione. Lecana! Che voglia! Che coppa! Tavazza! Che coppa! Al prossimo passaggio sul rettilineo dovremo essere all'inizio dell'ultima tornata, credo, se non mi sono perso qualcosa. Ultimo giro infatti, come mi suggerisce Roby Gambaro. E Lecana adesso al Joker. Al gioco ma il vantaggio è discreto, parecchio. No problem. Lecana Tavazza e Job, questo l'ordine. Anzi, Lecana Job e Tavazza, scusate. Adesso Job ci crede, dopo che è uscito Lecana dal CRF, gli si è quasi accodato, però manca poco, ci vorrebbe ancora un giro per fare dei tentativi. Qua se non è Lecana a sbagliare, Job se ne starà lì e si prenderà un secondo posto. Andiamo a vedere se va a migliorare il suo 3.20 del 2.3, no, pesante, è visto. Un conto correre con la pista totalmente verde e qui con 6.59 Villa, Villa Savoini, come sono partite sulle categorie prime, Landrini e Villa Savoini. Leggermente distaccato Savoini, ma di poco, ha tutto il tempo per cercare il recupero. Davanti Landrini e Villa stanno adesso. Villa ha un'intercetta, di fatto Savoini lo va a riprendere e intercetta di Villa a metà della curva 6. Che aveva Villa
era discretamente importante, 46-2, prima non sono riusciti a scendere sotto i 48, quindi la pista si sta asciugando, tornata dopo tornata adesso. Ultimo giro, quindi questa volta Giocherà toccherà di sicuro alla Green, ma ha un vantaggio di almeno 68 secondi, quindi no problem per la Green, a meno. Non succede nulla. La battaglia in questo momento è tutta tra Villa Savoini, che stanno cercando la seconda posizione, o soprattutto di migliorare il proprio tempo. Andiamo a vedere precedentemente il migliore, era un 13.96 di Lanzini, quindi qua spade all'uscita della 4, fa tutto da solo, riesce a rovinarsi un attimo a rovinare la situazione che aveva creato con un vantaggio più grande, ma tutto ciò non cambia perché Lanzini va, ma il tempo probabilmente. E andiamo, cosa pure, Vignarolo che va in sosta davanti. Quindi teniamo a mente che il terzo e il quarto e il quinto hanno già esaurito l'incompensa del Giocarlano, mentre i primi due se la devono giostrare alla grande. Marek, Pini e Grieco. Grieco è insieme a Vignarolo, eccoli qua, Vignarolo e Grieco. Salvato, adesso Grieco sta cercando di andare ad attaccare la vecchia volpe, ma la vecchia volpe è un osso duro. Si crede, fa tutto per non lasciare al suo sbarco. Ora bisognerà vedere se magari Grieco cambierà tattica invece di andare all'ultimo giro, ma il giocatore proverà a farlo prima, ma il margine che ha su questo dietro, no, ma addirittura all'attacco, gran sorpasso di Grieco. Buona e anche onesta la posizione, la prestazione di Vignarolo, che non gli si è chiusa la vena completamente, perché a quel punto uno magari verrebbe tentando di andare a chiudere in curva, in corda. Lui ha accettato, adesso è lì. Rimane appiccicato, i due vanno insieme ma a posizioni inverse, a posizioni inverse al Joker Lab, quindi Grieco adesso ne ha un po' di più. Vediamo in quanto gira, 46-0. Non sta in ultima posizione, sta andando molto piano. E quindi per il pilota della Repubblica Ceca ci sembra che sia veramente difficile portarla a casa. Quasi sicuramente partirà nella Q4 se non ha problemi con il peggior tempo, quindi nella prima hit. Intanto Grieco riesce a portarsi a casa la vittoria, l'ha persa andando a muro alla prima staccata proprio via. Vediamo Vicario in verde, vediamo all'interno con il 681 già Vicario. Santafieri decisamente in palla, Santafieri con 6-7-7, quindi adesso Bacciaghi in seconda posizione, questa volta è riuscito
ad evitare la botta di ieri alla prima. Davanti c'è Ciramani, ma Sciaga va a salire sul terrapieno interno dell'acquato, cerca di spingerlo, sembra che niente da fare, servono altri soccorsi. E andiamo quindi a vedere la prima passata con Ciramani davanti a Santarpieri, quindi di casa tanto lei. Molto facile, assolutamente no. Quindi situazione Ciramani davanti a Santarsieri, quindi Vicario e Bertoletti con Vacciaga che transita adesso in quinta posizione a 27 secondi dal primo. Niente, non ci siamo. Bel margine, chiaramente io adesso considerando, vedendo l'uscita eccetera, mi sono perso i Joker come al solito, ma Ciramani, ecco, Santarpieri va al Joker, Vicario, quindi Vicario e Bertoletti sono in seconda e terza posizione con Santarpieri che, essendo andato a giocare, ha perso la seconda piazza. Vacciaga sta cercando di girare in modo decente, ma e adesso Joker Lap chiaramente per Ciramani, 45-67. Di ieri, dove avevamo fatto veramente una grandissima prova. Chiude Vacciaga, vediamo il distacco dei primi, fa 33 secondi, anche se questo giro è stato abbastanza interessante. 45-6-7-7. Andiamo alla chiusura, Ciramani va a vincere sul motore, si va, Zoppetti, portone di mezzo, oh, grandissima staccata di Milano, passa al Joker insieme a Zoppetti, credo, mentre davanti abbiamo Milani, Formolini, Zoppetti, sì. Milani, Formolini e Zoppetti nell'ordine, le vetture più colorate, gli appariscenti, poi dietro, già passati al Joker Lab, abbiamo Bossetti e Brizio nell'ordine. Brizio anche lui, buonissima prova nella Q2, adesso un po' in difficoltà, ha già fatto il Joker Lab, però è parecchio staccatino. Un Milano lì, sempre in crescendo. Zoppetti davanti a Zoppetti, anche se di pochissimo, però Zoppetti esce male dal Joker Lab, tutto di traverso, riesce a riprendere il suo kart prima di mettersi di traverso completamente. Qualche problema in più per Brizio, che è lì in fondo. I primi due, molto vicini. Con un Milani che di gara in gara lo vediamo sempre più convinto, sempre più forte, e il Vicky Formolini che sta chiaramente crescendo parecchio. E adesso, quando arriveranno, inizieranno l'ultimo giro. Sarà l'ora per i due capofila di andare al Joker Lab. Andiamo a vedere come funziona l'apparato
centrale. Manca una telecamera, ma per il resto va bene. Eccoli qua che c'è Milani e Bordolini vanno a giocare. Ma il giovane Clivigno riesce a mantenersi la terza posizione almeno. Si esce molto più lenti e senza il ritmo che hanno quelli sulla pista principale quando si esce da giocare. Milani davanti a Zoppetti, ultima curva lunghissima, raccordata in 1, 2 e 3. Eccoli qua, Milani, andiamo a vederli. Allora il giallo Firenze, il rosso Callo, di dietro in terza posizione. Anche il sacco Rossi però riesce dietro a passare Marcello Callo e a mettersi in caccia di Michael Giacomotti. Da ieri è molto veloce Di Pietro, ma Michael Giacomotti diciamo che ha sempre degli assi della manica e quindi non è mai una passeggiata affrontare Michael. Nel frattempo Firenze insegue in quarta posizione, ma calcoliamo che ha già fatto Joker, quindi interessante sia per Firenze che per Piccolo Giacomotti. Questa gara adesso a tutta manetta, senza nessun tatticismo, per arrivare a trovare il mezzo. Firenze, Piccolo Giacomotti, Firenze si sente leggermente avvicinati, è a soli 3-8 dalla vetta con il Joker già fatto. Molto bene il diavolo, è messo bene, quindi c'è la possibilità di vedere qualcosa di interessante. Anche perché volere o volare, i primi tre devono anche loro andare a fare il Joker, quindi si perdono circa 3 secondi. Michael Giacomotti forse è in una mini mozza di ferro, ma Di Pietro e Callo, tutto da vedere. Callo di fatti decide. Rimane in quinta con Callo in mezzo, quindi decisamente Firenze a 4 secondi da Michael Giacomotti davanti, però adesso a pista libera e quindi se il suo kamikaze, che è la marca del suo kart, lo assiste, può anche andare all'attacco. Adesso i primi due andranno sicuramente a giocare l'erba, Michael Giacomotti e Gabriel Di Pietro, perché è l'ultima tornata. Davanti c'è Di Pietro e davanti ancora c'è Michael Giacomotti, non dimentichiamo. Olla che tempone! Giacomotti, l'ultimo passaggio prima del Joker Lap, 43-9-72. Il record della pista sul Rally Cross è suo, è già di Michael Giacomotti con 43-7, quindi qua siamo a 2 soli decimi. E Michael va a ripetersi, a vincersi l'ennesima 5-6. Che vedremo in pista. Qui qualcuno magari ha dato forse, io non lo so ancora. Con 6-21 abbiamo visto Canà e Vacciaga in prima e seconda posizione, poi mi pare così a prima vista, perché non so se c'è la defezione, credo di Marek, perché non ho visto il suo cast bianco, però andiamo a vedere, perché chiaramente quando si arriva da 4 qualcuno magari è costretto a dare forse per problematiche tecniche.
qui si tira ancora nel senso normale, tranquilli, che quello che abbiamo visto prima è solo per tra due settimane. Eccoli qua, wow, Facciaca va diritto al gioco aperto, ma ci va troppo diritto, con la terra di ritorno sul laterale, decisamente niente, poco piacevole per il povero Facciaca, che veramente da passare di tutti i colori, non era giornata, come si può dire, perché già ieri l'abbiamo visto in difficoltà. Nella prima, nella Q1, costretto ad andare contro il muro di delimitazione tra il giro normale e il gioco all'erto, perché non aveva possibilità diverse. Oggi, nelle altre, nel Q2 e nel Q3, ne ha passate già di altro tipo. Dritto, è andato. Ha picchiato di punta, non riesce più a fermare. Quindi, le canali, la massa. Non è weekend, qui è uscito picchiando nel terrapieno a metà della curva 1 e poi abbiamo visto proprio facendo la curva 4 che non c'era più direzionalità, il kart andava dove voleva lui, non buono, come si dice in gergo, è bene che il kart vada dove lo mette il pilota. Andiamo intanto all'ultimo tiro da dove le canà, sparacchiato tutto quello che poteva, adesso che ha preso un bel marginone grosso, a meno che guardando il computer che si è aperto qualcosa, no, non mi sono perso niente in quanto le canà è chiuso. Pista umida, quindi tempi chiaramente che non andranno a farti impazzire, quindi il fatto uno può dire, ma allora quelli che partiranno poi con la pista asciutta saranno più fortunati, certo, ma è vero anche che qua l'ordine di partenza viene stabilito dalla manche precedente, dal tempo globale. Questi erano i tempi più alti e quindi si parte dal fondo. Potrebbe anche esserci uno dei favoriti, se nella manche del Q3 è andato male, parte dal fondo. Eccoli qua, e questa volta a chiudere tranquillamente le canali. Vedere la prima staccata, tutto pulito, tutti con la loro brava linea, con il 6-5-9. Se ne vanno tranquilli in wow, intanto Landrini va ad affiancare un Salvatore Pignarolo che si era leggermente allargato, ma lui la vecchia volpe si riprende la corda e riesce al momento a tenere dietro Landrini. Scappa, i primi due devono cercare di scappare, di allungare. Perché? Perché loro devono ancora fare il choker lap. Gli altri tre, già fatto, già puliti, già immacolati. Salvatore di Pignarolo con altre due spalle. Poi, Paperini e poi saranno tutti. Si sta avvicinando il Villa, senti il Villa, ha già fatto il Joker ed è lì che sta andando a prendere Landrini. Difficoltà in uscita della 4, mette di traverso la vecchia volpe, il suo kart, Landrini è lì, lo presta da vicino. Non possiamo dire muso contro coda perché il distacco tra i due è ancora di 3,19 m, quindi non si può immaginarsi qualcosa di diverso al momento. Salvatore Pignarolo! Con la marina! A due primo terzo! Abbiamo un Villa che è nella finestra, nella famosa finestra, quella che serve per riuscire a passare davanti. Adesso quando arriveranno sul traguardo saranno all'ultimo giro.
intanto Pedicini e Savoini in fondo fanno battaglia tra loro mentre Villa sta tenendo d'occhio i primi, adesso allungato un po' Salvatore che va a giocare rap anche la... Da Joker Rap, fa vedere che pur essendo anzianissimo, veramente un old fashion, è però ancora bello tonico e riesce a tenere a dove vai Landrini, a tenermi la bada della larvantissimo Villa. Bello prova di Villa comunque, che dopo aver scelto al primo giro di far che buttarsi nel Joker, è andata tutta ed eccoli qui che arrivano Salvatore Vigliarolo davanti con il 6.20 Prisio, Bertoletti con il 6.68 si è ripreso, si è fatto un bel pezzo di terrapieno, riesce a stare però un sotto davanti a chi aveva fatto già che è Vini il Chocolat. E intanto Grieco sta cercando di dettare il suo ritmo, i suoi tempi. Dietro lui Bertoletti e Brizio. Ai, Vicario, problemini, problemoni. Problemini barra problemoni. Prima è andato a finire sul terrapieno. Poi gli si è fermata praticamente il gas a metà della curva 4. Grieco. Già sono l'ultimo, fammi togliere l'idea e il peso del Joker Lab. Lo chiudo, buonanotte suonatoria, poi vado all'attacco. Cosa che stanno facendo sicuramente i primi tre. Primi tre all'attacco ci stanno andando e sta cercando di approfittarne anche un po' Pini, che non ha perso il proprio gancio, è ancora lì, mica lontano, almeno dal terzo. Ha seguito dal terzo, Bertoletti e Frizio. Eccoci tornati. Grieco, Bertoletti, Brizio, poi Fini. 45.8 per Grieco. Fini deve dare il 150%, adesso tocca agli altri tre. Ai primi tre andare al Joker Lab, però Fini in questi ultimi due giri ha perso un tot. Grieco! Abbiamo Fini che riesce a stare dritto, Brizio sta davanti, una posizione da recuperata, sparando tutto quello che poteva. Intanto il miglior tempo di Grieco, 45.5.50 nel giro precedente. Ah, Vicario in spantatona. Ma ormai la bandiera scacchi nelle mani di Rosi Gambaro. Ormai pieno di follower su Roby Gambaro. Pronto a spettolare! Nicola Giacomotti perché è in bianco e blu. E poi, tira Mario Bossetti! Tira Mario, ma subito a farsi il gioco, mentre Marcello Gallo in uscita dalla 2 va a passare il Mickey Borbolini, che non se l'aspettava dall'esterno una cosa del genere, e invece tac, il Gallo ha rizzato la cresta e di andare. Tutti lì, tutti lì, tutti lì, e
attenzione, perché Mr. Tiramani, che prima nella Q3 ha fatto una gran bella match, ha già fatto il Joker ed è lì in coda, quindi lontano, Tiramani ci sta dando dentro di brutto, 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 per rimanere lì più vicino possibile, perché poi andranno a farsi il Joker anche gli altri, forse ci andranno. Per uscire il più velocemente possibile dal Joker Lab, si è traversato e quindi grande prova intanto di Tiramani, che va a guadagnarsi una certa posizione adesso nel mirino. Ci sono i primi due, Gallo e Ferrolini. Tiramani non è lontanissimo, però forse sono a posto i due ragazzi. Tiramani su fondo, Formolini è uscito più lentamente dal Joker e non è riuscito a contenerlo. Mannaggia, dirà lui, e mannaggia dirà anche Fabio. Ma intanto un ottimo tiramani, si è fatto molto onore in questa prova, ma davanti a tutti Marcello Gallo andare. Chimi va via, non il Michael Giacomotti, il Firenze, il Milani, che va immediatamente, il Milani! Scusate che mi sono beccato una calata in terra negli occhi. Milani ha un'incertezza, passa Michael Giacomotti, ma a questo punto passa anche... No, Milani è fuori! Cos'è successo a Milani? Non si sa. Improvvisamente, dopo una partenza strepitosa, è un Joker Clap portato a casa velocemente, lo vediamo che è sprofondato in fondo al... Non ha più motore, se senti. Problemi di vario genere, non riusciamo a capire se sono suoi personali o di vettura. Gabriele di Pietro! Scappare, perché dietro arriva l'orco cattivo, colui che mi prende, se si prende mi stretola, Michael Giacomotti. Intanto il povero Milani ha di tutto sul suo kart, tranne che vada bene, si gira, si traversa, si ferma. Ok, abbiamo capito che non è giornata. Firenze decide, via, vado, vado, vado. Marco Giacomotti si lascia, perché a questo punto Tacchi si prende il secondo posto. Tacchi il Michael. Adesso tocca a Gabriele Di Pietro cercare di allungare di più, se il possibile anche, perché dietro Michael Giacomotti va all'attacco, vuole portarla a casa, vuole andare a riprendersi quello che lui ritiene debba essere sempre suo, e se va ad iniziare l'ultimo giro, quindi qui Gabriele Di Pietro andrà a buttarsi nel Joker, deve dare il massimo ancora di più per vedere chi sta davanti a Michael Giacomotti. Eccolo qua, passa con un 44-4 delle stesse. Arriva da lì,
avanti dietro, Michael Giacomotti lì, a 1,61 m di distanza. Ora si attraversa leggermente, Michael. Wow! Tanta roba. Andiamo a vedere se il Cabria riesce. Riesce a mantenerlo alla prima posizione. Pare di sì al momento. Vediamo la curva 6, come se la porta a casa. Se arriva, dovrebbe essere le scelte. Gabriel, qui dietro, Michael. Deve fare Michael Giacomotti, Giorgio Desti. Una staccata prodigiosa con un Michibau Molini che arriva da dietro e va ad attaccare Michael Giacomotti. Wow! Tanta roba, ragazzi! E qua i primi 5 vanno in finale, eh! Attenzione! Shuri. Alla curva 4, ma si riprende, anche se adesso un po' attaccato. Milani giù di brutto, col gran posto della partenza, wow! Milani, Giacomotti! Madonna, come è entrato! I nomi in pista in questo momento. Devo dedurre se Landrini, Vigliarolo, Villa abbiano già fatto il Joker Land. Non vado a chiedere alla nostra postazione, andiamo a vederli mano a mano. Desaparecido era el suo kart. Ora che è riapparso il kart, è riapparso anche il vero Milani. A Milano, qua a Maggiore. Qui editerò un facepalm. Michael Giacomotti non ci sta, vuole la posizione di Milani, lo attacca dall'esterno. Milani deve fare bene questo attacco qua. Andiamo a vedere come chiude, la chiude benissimo. E rientra nei 5, il 5 che vanno alla finale, quindi si entra all'ultimo giro, attenzione, qua ci si fa il gioco totale, importante questo attacco, vediamo che mai con questo posto le trova tutte, ma Milani ha detto, deve andare al Joker, non gli permetterà l'ingresso. Rientro adesso davanti al suo
Formolini, possetti e sospetti. Ma attenzione perché Titolas, Jacopotti, è lì ad un passo dal sospetti e quindi potrebbe ancora provarsi. Vediamo come va. Rallenta Milani, Milani con la sua faccia. Milani! Vai con Jacopotti! Dietro Tiramani, lo riconosciamo, Pendicini e Samuini. Ora i primi cinque devono attaccare, attaccare, attaccare. Ah, Gallo Sutto era pieno. Gallo, ma dappertutto. Terrocini, Erba, Vista, tutto, basta andare. Marcello Gallo. Io se fossi loro andrei adesso al gioco. Sono lontani. Carlo, tira mano e tutta proprio alle spalle di Pellicini. Sbagliato il salto. Mauro Vittorio in verso, in piena pagarla, indietro. 1-2, che però... La pagare in fondo tra Vicario. E quindi almeno la quinta posizione di Brizio fa gola. No, l'ha piegata. Da questa porta. Porco cane. Ah! Dietro, perde il contatto con porco cane, dietro Brizio e Carlo, i ferri fortissimi, poi Vicario, Fini, Pedicini e Samuini, per gli oggetti tutti, uno dietro l'altro, Firenze, Gabri. Simone Firenze davanti, Gabriel di Pietro, dopo l'errore precedente sta perdendo il suo terreno. Carlo sta tranquillo perché ha fatto il Joker, mentre Brizio non lo è troppo, ma ha un margine sta discreto su Riccardo. Firenze, di Pietro. La posizione questa è la classifica dei primi cinque con Firenze di Pietro, Gallo e Greco e ancora Brizio.
capitare lì, ma non basta. E allora vanno in finale, tutte le Firenze, siamo Cavalli Pietro, Marcello Gallo, Nicolò Pietro e Vincenzo Vendini. Ok, occhio, prima finale, car cross, vai così. Per
Andrea.